anche se sono queste tragedie, notizie pesanti, perché ogni tanto ci sono delle notizie carine, piccole, che un po' cambiano la giornata. Ad esempio, io ho letto questa notizia un po' tempo fa, che hanno trovato nei container di questa azienda in Svizzera, hanno trovato al posto dei chicchi di caffè, hanno trovato 500 kg di cocaina. E io immagino l'operaio che ha il controllo qualità, che è lì che controlla i container e fa, primo container, va, oh, caffè, caffè, siamo in Svizzera, no? Perché? Oh, caffè, caffè. Poi là. Michele, Michele, ascolta. Mi ripeti gli ingredienti della miscela Colombia, per favore? Perché forse c'è uno che non gli... E poi... Grazie. Poi ho saputo che l'hanno intervistato. Gli ho detto, scusa, ma tu sei sicuro che era cocaina? E lui, cocaina! Anche lui stava che era... Sì, io ho bevuto... Giugio! Sì! Niente, dai, proprio... 5 e mezza! E lui... Michele! È vero che era cocaina? Cazzo sì! Cazzo! Sì, proprio... Sì, guarda, erano... Oh! 499 kg precisi, eh! Non so come mai non 500, che dovevo chiedere! Boh, dai! Se hai fatto una certa, vado a casino! Buone indagini, ciao ciao! Quindi... Leggete le notizie. E io mi tolgo la giacca, che sono un po'... Sì, anche modello. E... Tolgo la giacca perché sono un po' la do al ragazzo che tanto vai e quindi vabbè, e quindi questa parte, diciamo, delle notizie, passerei alla cosa, creazione vera e propria. E la quando uno è supportato, ragazzi, è così, quando uno fa allora in questi periodi, in questo periodo particolare, noi siamo qui stasera a goderci una serata di spettacolo, sono le guerre, eccetera, noi siamo qua stasera, tranquilli. Quindi secondo me un po' tutti dobbiamo considerarci un po' dei miracolati, un pochino. Anche chi non si sente, ma chi ha un periodo così, però siamo qui, un pochino lo siamo. Io mi sento miracolato, cazzo, ovviamente mi sento miracolato come proprio una carta d'identità, voglio scrivere segni particolari, miracolato e capelli lunghi, questi segni. Cioè, questi capelli lunghi, vi spiego, perché... Mio padre ha l'alopecia, quindi non l'ho preso. Mio nonno è pelato da quando aveva 10 anni. Gli ho ereditati da mio bisnonno, che non ho mai conosciuto, forse era un Labrador, io non lo so. E lui... E sì, ed è carina la cosa perché molti mi dicono, ah, che bei capelli lunghi che hai, complimenti. Faccio, grazie. Però non me lo dicono le ragazze, me lo dicono principalmente i pelati. E... Sì, sì, mi dicono, che bei lunghi, complimenti. Faccio, grazie, fanculo, basta. No, no, guarda, è proprio un bel taglio. Bei capelli, mi dico. E ho 31 anni, quasi 32. La mia compagna vorrebbe un figlio. Io no. E lei mi dice, ma tu saresti un padre meraviglioso. Ma cioè, tu saresti una madre single. Quindi, occhio alle scelte che fai. Però come dice, ma perché non vuoi un figlio? Ma perché? Perché non è il momento giusto. Ma quando sarà il momento giusto? Non lo so, quando avrò una stabilità economica. Ma facendo il comico tu non avrai mai una stabilità economica. Non sarà mai il momento giusto. Genius. Tutto si chiude. Cerca di...